In questi anni contraddistinti dal cambiamento, l'energia è più intensa, e conseguentemente, il contrasto tra la luce e l'oscurità si è ulteriormente accentuato. Questo contrasto, tra l'altro, è ancora più forte in ciascuno di noi, poiché l'oscurità generata dalla paura, dalle cose che abbiamo in odio, è tornata a gonfiarsi e ad accentuare il conflitto nella nostra dualità. La parte oscura, che non vuole che si abbia una coscienza superiore, sarebbe molto contenta se rimanessimo semplicemente in uno stato di ignoranza e di sofferenza. La coscienza delle nostre cellule sta cambiando, riscrivendo letteralmente chi siamo, e facendoci muovere in un nuovo tipo di luce, affinché il resto della nostra vita sia migliore. A tutt'oggi, sul nostro pianeta ci sono luoghi più o meno famosi, ove le persone si recano per ottenere ogni tipo di guarigione. In alcuni di questi, è possibile vedere delle stampelle che sono state lasciate lì dalle persone che sono andate via diverse da come sono arrivate, da coloro che, come si suol dire, hanno ottenuto il miracolo, ovvero hanno ottenuto la guarigione. Moltissimi si recano lì, per chiedere che il loro dolore sia alleviato. Altri, motivati da sofferenze varie e di varia natura, vanno in quei luoghi come ultimo tentativo, e con la speranza di ottenere la guarigione. Altri ancora, venuti a conoscenza di ciò, vi si recano per curiosità o tradizione. Di fronte a questo genere di situazioni, solitamente viene spontaneo chiedersi, ma che succede lì? Cos'è che crea questo tipo di situazione benevola, di guarigione, di bellezza, e di pace dello spirito? Ebbene, non è l'edificio o il luogo di culto, non è l'immagine di una santa raffigurata in un dipinto o in una statua, né le acque miracolose o i ruderi di qualche santuario ad essere l'artefice delle guarigioni. La verità è che ciò che conduce al risultato finale, è la convinzione, il credo. Il credo dell'essere umano è così incredibilmente importante, che quando crediamo veramente che qualcosa sta per accadere, le nostre cellule lo percepiscono, lo sentono, e il miracolo comincia. In realtà, coloro che sono venuti a conoscenza di questa possibilità dicono, se io vado in questo luogo il mio dolore svanirà e sarò guarito, e così sarà. Più forte sarà la convinzione che queste cose possono realmente avvenire, maggiori saranno i risultati che si otterranno. Tutto questo non ha niente a che fare con il luogo particolare, con il santuario, né con l'immagine o la statua di qualche santo. Tutti coloro che si sono recati in quei luoghi, o che hanno formato un cerchio e ci sono entrati dentro, e quando sono usciti sono diversi e sono stati guariti, non hanno mai capito, non hanno mai saputo, non hanno mai veramente visto che è l'allineamento con la verità che crea tutto ciò. È il credo e la convinzione e non il santuario. È il potere di Dio che è dentro di noi. Il passo successivo è ovvio, la richiesta di essere guariti, facciamolo senza recarci al santuario, senza l'immagine o la statua di qualche santo. In ognuno di noi c'è l'allineamento con il pianeta, con tutti i suoi elementi e con Dio. È lì dove dovremmo lasciare le nostre stampelle, lasciarle davanti alla porta dei nostri dubbi, all'ingresso dove risiede la nostra mancanza di autostima. Questo è il vero luogo di guarigione, e, nello stesso tempo, ora è un buon momento per essere guariti da qualcosa che ci affligge, e da qualcosa che ci siamo portati su questo pianeta. Ora sappiamo che possiamo fare tutto da soli, nel qui e ora, con il Dio che è dentro di noi.